Sono molto contento di ritrovarti cresciuto in tutti i sensi, con un festival che è diventato una realtà, che non è più solo un'idea di un ragazzo che voleva sognare il cinema. No, i capelli bianchi no, però insomma è una maturità importante, sia i 10 anni del festival, per come l'hai fatto crescere, quindi sono molto contento di esserci tornato. Il futuro di questo paese dipende un po' da noi e un po' da quello che ci hanno lasciato. Ci hanno lasciato le macerie di un paese, ora sta a noi riprendere in mano tutta la situazione. Nel senso, è facile raccontare ai giovani di scappare, di andare via. Dico, nel piccolo tu comunque hai fatto una cosa, facendo un passo alla volta e cercando con tutti i mezzi di andare avanti in un sistema che conosciamo è più complicato di altri paesi, però è quello che dobbiamo fare tutti e quello che soprattutto dovranno fare i giovani, cioè i giovani invece di fuggire da questo paese lo dovranno ricostruire, quindi il tema futuro è importante per il tema Italia, perché e la stessa cosa riguarda il cinema, cioè è un sistema che è imploso e che va ricostruito con delle eccellenze, con delle idee, con della volontà di resistere sul territorio. La Campania sta vivendo un periodo d'oro per quanto riguarda il cinema, diciamo in generale, le produzioni, la Film Commission, insomma si sta vivendo un periodo, io diciamo sono più i film che sto girando tra serie TV e film, quelli che giro a Napoli, che quelli che giro a Roma o in altre parti dell'Italia, per cui è un periodo importante che però va messo a regime per diventare industria, perché altrimenti rimane una casualità o la coincidenza di una serie di imprenditori che in quel momento hanno fatto bene e che fra 7 anni non ci saranno più o fra 10 anni non ci saranno più, quindi le cose vanno programmate, ci vuole progettualità, ci vuole un'idea di industria, e è un territorio che secondo me può dare veramente, ha un valore aggiunto e può dare grande risorsa al territorio proprio stesso, sia per quanto riguarda la cultura che per il turismo. Massimiliano Gallo, Italian Movie Award 2018.